Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 novembre. Vediamo che cosa c'è scritto sui giornali oggi. E la cosa fondamentale riguarda una roba molto attesa, cioè la bocciatura da parte della Commissione europea della manovra finanziaria italiana, così come si prevedeva negli ultimi mesi, anzi nelle ultime settimane. Ci sono un po' di paradossi in questa vicenda. Il primo è che proprio nel giorno in cui viene bocciata la manovra italiana, lo spread italiano scende da 330 a 310. Non lo trovate molto sui giornali, in pochi hanno colto se non in una riga dei commenti. Ed è molto divertente l'idea che in realtà i mercati siano completamente il primo a salutarmi oggi è Giorgio Tocchi, AUG. La cosa divertente è che i mercati siano completamente sconnessi rispetto al decisore politico europeo. Stiamo attenti a considerare fondamentale Moscovici, Juncker, Dombrovskis, che sono in realtà fondamentali se avessero davanti a loro 4 anni, 5 anni, ma in realtà oggi il loro peso è politico ed elettorale. Quello che contano sono i mercati, nessuno sottovaluta l'importanza dei mercati, tant'è che ieri lo spread è diminuito. C'è qualcuno che può sostenere, e lo sostiene, che è diminuito lo spread ieri tra i titoli italiani e quelli tedeschi in virtù del fatto che i mercati scontassero, cioè avessero già previsto, avessero già incorporato questa bocciatura. Sarà, ma il giorno in cui arriva la bocciatura, lo spread non va e oggi risalirà o domani riscenderà, cioè mi sembra indipendente dalle decisioni europee, molto più invece dipendente dai casini che combiniamo in casa. E molto divertente il titolo, mi sembra, del Corriere della Sera: con la UE non si tratta più, dicono Salvini e Di Maio. E a me viene da chiedere, ma perché quando hanno trattato questa manovra finanziaria non mi sembra che sia stata trattata con l'Unione Europea? Anzi, abbiamo deciso un deficit superiore a quello previsto, abbiamo deciso di spendere i soldi sul reddito di cittadinanza, abbiamo deciso di abolire un pezzo di Fornero, abbiamo deciso di abolire le clausole di salvaguardia riguardo all'IVA, non mi sembra di capire, e abbiamo deciso di mantenere una crescita del PIL che soltanto Babbo Natale può credere, cioè dell'1,5% del 2019, cioè noi ce lo auguriamo, ma temo che non sarà così, già si vede oggi come sta andando l'economia, per il semplice motivo che quella tedesca arretra, come nota il Sole 24 Ore, e quindi arretrando quella tedesca è difficile che la nostra cresca così tanto. Beh, insomma, noi non abbiamo mai trattato con l'Europa e l'Europa non tratta con noi. Oggi, sulla prima pagina del Corriere della Sera, c'è un'intervista, parte della prima pagina ovviamente, a Moscovici, il commissario socialista europeo, che è forse il nemico più acerrimo dell'Italia in questo momento. E non è l'asta dei bot 803 milioni, Renato, è l'asta dei BTP Italia, un dato disastroso, quello sì importante, e su questo hai ragione. Quindi non sono i bot, ma i BTP Italia. Dicevo, Moscovici oggi sulla intervistato da Fubini e da chi se no, oggi ci spiega che lui non è Babbo Natale, rispondendo alla battuta infelice, secondo me, di Salvini, che dice: adesso aspettiamo la letterina di Babbo Natale. Devo dire che queste battute infelici di Salvini sono battute che io mi sarei potuto aspettare né più né meno dal passato Renzi. Erano proprio nello spirito, secondo me, un po' troppo sopra le righe di arroganza nei confronti dell'Europa, che i due avevano. Cioè, nei confronti dell'Europa si deve battagliare, ma non con queste battute di castiche. Detto questo, è semplice parlare dall'altro punto di vista. Voglio vedere essere martellati come sono i nostri politici dall'Europa se qualche battuta non gli sarebbe uscita. Molto divertente il pezzo di oggi di Bechis, direttore del Tempo, il quale dice: ragazzi, guardate che questa procedura, dal leggere le 21 pagine della lettera di contestazione dell'Italia, che potrà portare a un inizio di procedura contro l'Italia, non è contro il deficit eccessivo deciso da questo governo, ma dal debito eccessivo e soprattutto dal debito non rispettato secondo le politiche finanziarie del 2016 e del 2017. Ciao a Mirko. Quindi sostiene Bechis in prima pagina del Tempo: state attenti, rispondi per favore a Boris. E che gli devo dire, Boris? Non me lo ricordo cosa ha detto. Quindi Bechis che cosa dice? Bechis dice: siccome stanno facendo una procedura, inizieranno una procedura per l'eccesso del debito, cavolo, i responsabili sono Gentiloni e Renzi, che su questo hanno fatto nulla. Cosa sacrosanta. Ma è un ministro che si trattenga, dice Susanna. Effettivamente c'è anche questo punto di vista. Ma una legge che vieta la messa in onda del Grande Fratello e della De Filippi, no, non mi sembra una legge liberale. E quindi Bechis che cosa dice? Dice semplicemente che la responsabilità deriva dai governi passati. Devo dire che su questo è da notare fatto che Juncker, il presidente della Commissione europea, all'indomani della manovra finanziaria italiana, disse: vi abbiamo dato già troppa flessibilità. E allora vuol dire che se ci hanno dato troppa flessibilità, qualcuno se l'è presa. E chi se l'ha presa? 30 miliardi, Renzi e Gentiloni. Chiaro? Benissimo.
Rapita una cooperante italiana di 23 anni in Kenya, a 80 km da Nairobi. Hanno arrestato questa mattina alcuni di quelli che sarebbero andati a rapirla. Si tratta probabilmente di gruppi terroristici, di gruppi islamici, e ha quest'aria da ragazza, da volontaria per bene. Ve lo dico, non la conosco, non so la sua storia, non so quale ONG, eccetera. Devo dire, l'unica cosa che oggi mi è divertita è leggere Giobbe Covatta, che dice, insomma, non mettiamo tutte le ONG come se fossero quelle ONG cattivone, cioè noi per primi come televisione abbiamo raccontato cosa facevano nel Mediterraneo queste navi ONG. Poi vedi la faccia di questa ragazza, devo dire pulita per bene, carina, che sta in un orfanotrofio a 80 km da Malindi, e pensi che forse tra loro e quella specie di pirata che vi ricorderete con Otto Recchini, che ci spiegava che noi eravamo dei bastardi perché non accettavamo i migranti e che li andava a recuperare in Libia, ecco, tra questa ragazza e lui c'è una differenza. E detto questo, il pezzo di oggi forse che vale più la pena di leggere è quello di Giobbe Covatta, in cui spiega un po' dal suo punto di vista, condivisibile o meno, cosa vuol dire essere volontari. Dell'asta del BTP Italia ve ne ho già parlato a lungo nei giorni scorsi, che si sta diventando un flop, e questo sì che è una brutta. Viene alla scuola di formazione della Lega, mi chiede Nicky, e non mi hanno invitato e non penso di venire, nel senso che ci andai una volta sola, mi sembra, chiamato da Siri. Salvini e Di Maio, oggi è interessante il titolo della verità e anche i pezzi della verità. Perché la verità, che è uno dei giornali che sostiene di più questo governo, insieme al Fatto, anche se il Fatto sostiene la componente grillina e la verità direi più la componente dei leghisti, beh, insomma, oggi la verità dice: ora gli attacchi tra i due non sono più un gioco delle parti, scrive il giornale di Belpietro. Ora la faccenda ha preso un'altra piega. Sostanzialmente la stessa verità, giornale che guarda con molta attenzione a questo governo, insomma, sta iniziando a pensare, cosa che in retroscena di ieri leggevamo su Corriere e su Repubblica, e cioè che Berlusconi e Salvini e pochi altri pensano in questo momento, ma fondamentali, che ci possa essere un'alternativa. Però, come diceva ieri in un'intervista a Bersani, e oggi lo stesso giornale di Belpietro citano, attenzione perché non si andrà sicuramente a elezioni anticipate e il rischio di un nuovo Monti c'è pur sempre. Due cose, diciamo, di cronaca oggi sono fondamentali. Il primo è è saltato lo show dei Dolce e Gabbana in Cina, ed è saltato per una pubblicità che qualcuno oggi, non mi ricordo su quale giornale, forse boh, non me lo ricordo, diceva che non era elegante. È una donna, una modella cinese che mangia con i chip, con le bacchette cibi italiani, e lo fa in maniera un po' imbranata. Poi evidentemente qualcuno aveva accusato Stefano o chi per lui di essere stato sessista, di una brutta pubblicità, eccetera, e quello gli ha risposto. Poi, dopo avergli risposto, forse aver esagerato nella risposta, cioè lasciandosi andare, dice: mi hanno hackerato l'account Instagram, non sono io ad aver scritto quelle cose. Detto questo, che lo show in Cina salta, Shanghai salta, non so quante migliaia di invitati, 15 milioni di costi, soprattutto un mercato fondamentale con quello cinese, un bel casino con la Cina. Però vi devo dire la verità, che a me Dolce e Gabbana, Stefano Gabbana e Domenico Dolce, continuano a stare sempre simpatici. Mi sembrano persone normali, mi sembrano persone che sono ovviamente fuori dagli schemi dell'ordinarietà per tutto il successo che hanno e per le campagne che fanno, e mi sembra che adesso, come dice Roberta, il sessismo aiuto, cioè adesso oggi la campagna bisogna farla soltanto, ecco, vi dico come si deve fare: no alle pellicce, oppure no al sessismo, oppure no a Weinstein, o no al riscaldamento globale, oppure fare queste campagne della minchia per cui tutti gli stilisti della minchia dicono sempre le solite cose a delle fashion addicted che spendono migliaia di euro, ma vogliono salvare la foca nell'Atlantico. Viva Dolce e Gabbana, chiaro? Viva Dolce e Gabbana, ma mi stanno simpatici. Mandano a quel paese quegli altri, se ne fottono, e come posso dire, hanno un atteggiamento. Alla fine Dolce e Gabbana ci guadagnano, dice Paolino, non lo so. Comunque io li trovo straordinari, li difendo sempre e comunque, senza se e senza ma. Difendo senza se e senza ma anche, voglio dire, il sistema bancario italiano rispetto a quello straniero. Perché ragazzi, vedete, oggi solo Repubblica si ricorda di questo scandalo incredibile bancario che parte
un whistleblower, cioè uno di quelli che era un grande, un alto dirigente di una banca danese che si chiama Danske Bank e che ha denunciato il riciclo per 230 miliardi di euro, non so se avete capito la cifra, 230 miliardi di euro. La leggo bene? 230 miliardi di euro, la manovra italiana è di 40, il riciclo era di 230 miliardi di euro, fatta da una banca danese. Poi rompono le scatole alla nostra mafia, rompono le scatole alle nostre banche, rompono le scatole a Unicredit, che secondo il Sole 24 Ore avrebbe un progetto per fare la filiale tedesca e la filiale italiana, perché non ci si fida dell'Italia. Una banca danese avrebbe riciclato 230 miliardi. E con chi l'ha fatto? Con JP Morgan, secondo l'accusa, con Bank of America, che se voi pensate in America di fare un business con l'Iran senza chiederlo agli americani, vi fanno un mazzo così, voi banche italiane non potete più lavorare sul suolo americano. Allora, forse se ci fosse un'autorità bancaria europea con le palle, non quella giudicata, guidata da Enria, che si occupa soltanto di rompere le scatole delle banche europee, prenderebbe per il colletto JP Morgan e Bank of America e direbbe: scusate, come mai siete stati complici nel riciclo dell'80% di questi 230 miliardi di soldi russi in America? E di questi 230 miliardi, 150 miliardi li avrebbe riciclati Deutsche Bank. Deutsche Bank. Allora io non ce l'ho con le banche, io ce l'ho contro di noi italiani che non riusciamo a capire come non è vero che siamo sempre, come possiamo dire, la disgustosa, coperta mafiosa di un'Europa corretta che rispetta tutti gli IAS, che rispetta tutti i canoni contabili e che rispetta tutta la trasparenza. 230 miliardi della, banca, danese che sono stati riciclati. Provate voi a fare portare in banca 15.000 euro in contanti, che culo che vi fanno. Quelli hanno riciclato 230 miliardi. Ultima cosa è Nadia Urbinati, di cui ci sentiamo sempre la mancanza. No, qualcosa Anna Grazia ne parla nei giornali, ma poco, ne dobbiamo parlare un po' noi. Nadia Urbinati ci spiega che Salvini è un fascista digitale. Il motivo è molto semplice, perché lui si è permesso di contestare alcune persone che lo contestavano, alcune studentesse che lo contestavano anche in maniera digitale. Sotto la sua contestazione sono arrivati i soliti deficienti della rete, che sono leghisti, grillini, democristiani, liberali, fascisti, comunisti, che scrivono delle cose orribili sulla rete. Grazie al cielo qua nella zuppa ce ne sono pochissime. Io sono felice della qualità di voi che mi ascoltate e del modo con cui dissentite da me, anche in maniera garbata, ma mai con le parole che si trovano spesso sotto i post di Salvini, di Di Maio e di tanti altri. Benissimo. E la Urbinati che cosa dice? Che siccome sotto il post di Salvini c'erano dei cretini, bene, Salvini è l'olio di ricino, è un fascista digitale. Poi vai a leggere bene il pezzo di Nadia Urbinati, vai a leggere bene il pezzo di Nadia Urbinati e dice: aggressioni verbali agli ordinari cittadini che manifestano il dissenso. E allora no, Nadia Urbinati, non è ordinario manifestare il dissenso bruciando le bandiere, non è ordinario manifestare il dissenso come hanno fatto gli studenti impiccando Salvini, non è ordinario manifestare il dissenso mettendo a ferro e fuoco una città, non è ordinario dissenso, Nadia Urbinati. La fascista sei tu. Non Salvini, che permette che nella sua pagina Facebook ci siano dei deficienti che fanno insulti e che non sono voluti da lui. Tu l'hai voluto scrivere. Tu hai scritto ordinari cittadini che manifestano il dissenso. Non sono ordinari cittadini che manifestano il dissenso andando a stracciare le bandiere e a dando fuoco alle bandiere e alle effigie di Salvini. Perché quei cittadini là sono gli stessi che con un verso diverso fanno insulti sotto al posto di Salvini. Sei chiaro? Perché non è possibile che poi sta parola fascista, 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 sei veramente come quel film di Verdone in cui quella che mastica la gomma fa fascista, fascista. Bene, tu lo fai ancora su Repubblica. Per fortuna che c'è, come possiamo dire, Verdone, che queste ragazze le ha dissacrate a tempo debito. Ciao Edward, che è appena arrivato, e ciao i tanti ascoltatori che in questo momento sono in diretta e i tanti che arriveranno più tardi. Condividete se vi piace. Ciao.